Ciao ragazzi, amici di fcinternews.it, scusate la voce, ma è appena finita la partita, ho appena finito la telecronaca. Partita molto sofferta, molto difficile. Abbiamo fatto fatica, probabilmente sono sentite anche, secondo me ci sono delle cause, no? Può essere che si sia sentita la mancanza in difesa di Bastoni e a centrocampo di Brozovic, Gagliardini l'ho visto molto in difficoltà. Purtroppo quando non c'è Brozovic e c'è Gagliardini e noi giochiamo la playa difensiva per ripartire, facciamo fatica a ripartire. E questo, vabbè, lo sappiamo. Però la squadra è stanca e questo è abbastanza evidente, però tiene botta. Il Sassuolo ha giocato un'ottima partita, tutta in attacco. Noi abbiamo messo il pullman, oggi sì, questo si può dire, abbiamo messo il pullman davanti alla nostra area di rigore per poi provare a ripartire. Ci siamo riusciti le due volte che sono servite per segnare due gol. Abbiamo sbagliato nel finale altri 3-4 gol per mancanza di lucidità. La squadra è stanca e si vede nel palleggio, si vede nella ripartenza. Ma dopo tutto, cosa vuoi dire a una squadra che ha vinto 10 partite di fila, che ha 11 punti sulla seconda, che arriva comunque dalle pause delle nazionali e gioca due partite in 4 giorni e fra 3 giorni avrà la terza, scusate. E non si può dire niente, anzi, bisogna solo fare i complimenti per aver portato a casa una vittoria che non era scontata, ma era determinante ed è arrivata. Adesso però c'è da parlare dei singoli, perché comunque la partita è stata giocata e bisogna anche fare un po' di ragionamento su quello che abbiamo visto in campo. Lukaku si vede che è stanco, ma è come sempre un trascinatore, segna il gol dell'1-0, dà assist, ha dato l'assist a Lautaro per il 2-0, ha dato un altro assist pazzesco a Sanchez e si è divorato il terzo gol, avrebbe fatto anche il 3-1, ma era in fuorigioco. Lukaku è comunque imprescindibile anche al 50%, non è al 50%, però per dire, no? Per esagerare. Quindi molto bene, benissimo Lautaro, benissimo Barella che purtroppo ha ammonito Salterà Cagliari. Mi è piaciuto tantissimo Skriniar che è stato decisivo in 3 o 4 corpi a corpo in area di rigore. Manca Hakimi a questa squadra. Hakimi è reduce da parecchie partite in cui fa fatica, oggi ha giocato molto male, sbaglia tutte le scelte quando riparte, anche quando ha campo, arriva in area di rigore, si perde in un bicchiere d'acqua, tira la palla addosso all'avversario e non prova il dribbling, se deve appoggiare sbaglia l'appoggio. Oggi la sua partita sarebbe stata da 5, una partita né carne né pesce, in una squadra comunque votata alla difesa, ma che ha avuto delle ripartenze, lui non si è mai visto, le ripartenze sono il suo pane, però poi ci ha messo quella ciliegina sulla torta in negativo con quell'errore clamoroso in disimpegno al limite dell'area di rigore all'85esimo, non puoi regalare una cosa del genere quando la tua squadra sta soffrendo, e poi è arrivato il gol di Traoré che ha riaperto la partita e ci ha fatto vivere gli ultimi 8 minuti in apnea. Quindi malissimo Hakimi, che spero si possa riprendere perché è un giocatore troppo importante per il nostro gioco. E perché poi è fortissimo. Quindi vabbè, insomma, ragazzi, alla fine si vince, si è rivisto in campo Vessino, si è rivisto in campo Sensi. Sensi non mi è dispiaciuto, Vessino ha fatto il compitino, ma è giusto così, passo dopo passo, piccoli passi, dopo un anno senza giocare. Abbiamo vinto, la cosa importante è quella, 10 di fila, adesso c'è il Cagliari, speriamo di poter stare in una forma migliore con il recupero anche di Brozovic e Bastoni, non ci sarà Barella, vediamo chi lo sostituirà. Però adesso c'è un altro mattoncino da mettere, un altro passo da fare. Forza Inter, ciao ragazzi!